Ma ragazzi, qua Axlogi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi il mio, credo, molto probabilmente, ultimo video di FIFA 14. Perché infatti oggi finalmente sono qui a presentarvi il Pink Pale, o meglio, Pink Slips di Pelé. Pelé leggenda, o meglio, la leggenda, perché infatti, se non lo sapete, Pelé è quella carta, è quel giocatore che si presenta con l'overall più alto di tutti gli, altri del gioco, se possiamo così dire. Quindi Pink Pale è veramente importante. Comunque, prima di iniziare volevo dire un paio di cose. La prima è che, se mi sentite un po' strano, perché sono veramente depresso, ragazzi, sto cadendo in depressione. Questo perché? Perché, come voi, molti di voi ben sanno, è iniziata la scuola. Io ho già capito che quest'anno farò una fatica a portare avanti tutto quello che devo portare, tra compiti, quindi tra scuola, poi calcio ovviamente, quindi trasporti, YouTube e tutto. Quindi adesso vedrò se fare cambiamenti o meno, perché già al primo giorno i professori hanno la capacità di toglierti la voglia, di farti venire voglia che venga l'estate solamente. Poi arriva quel momento in cui tu capisci che l'estate, che non esiste momento più lontano per l'arrivo dell'estate, dato che è ancora il primo giorno di scuola, e in quel momento ti sale il crimine alla manetta. Poi secondariamente sono arrabbiato perché ho perso al fantacalcio. Ma indovinate contro chi? Contro Marcos Inge 58. Quindi questa, ragazzi, è una cosa veramente grave. E poi niente, non ho altre cose da dire. Poi vabbè, perché ovviamente rischierò di perdere Pelé, quindi l'ansia è veramente forte. Comunque, ma nel senso, andiamo, non mi sembra avere altre cose da dire. Come vedete, sempre il solito post: Pink Pale, Pelé, Xbox One, per partecipare e fare le solite cose. Quindi ragazzi, detto questo, twittiamo su Facebook e aspettiamo gli inviti. Non so se l'ho già detto, però utilizzerò questa squadra, che è appunto la squadra che io avevo posizionato al primo posto. Ero indeciso tra quella posizionata al posto 1A e quella 1B, ma molti di voi mi hanno consigliato l'1A e quindi io ho detto: ma dobbiamo utilizzarla. Pelé lo porto in panchina perché forse lo utilizzerò al posto di Lucas, magari nel secondo tempo. Comunque, ultimissima cosa, se mi sentite anche con una voce abbastanza strana, è perché vi giuro, ieri sera, ecco, l'estate si è conclusa bene con la vittoria strabella del Milan, perché non potete dir di no, è stata una partita veramente fantastica e ricca di emozioni, Parma-Milan. Quindi è per questo che non ho più la voce. Comunque, gli inviti stanno arrivando, io direi di aspettare un attimo, perché Pelé è un giocatore importante, quindi ci si sente tra pochissimo. Madonna, che tensione, devo andare in bagno, ma non ho voglia. Allora ragazzi, gli inviti ne stanno arrivando un macello, io direi di andare ad accettare quello dopo di It's Ema 8. Quindi tu che mi hai appena invitato sarai il mio sfidante. Andiamo a schiacciare sul tasto Xbox One e vediamo chi mi sfiderà per vincere Pelé. Pelé. Paul Doc, che anche lui è un re di FIFA 14. Come mai tutti hanno la corona? Non lo so. Io non so se avete visto la mia eleganza di oggi, perché primo giorno bisogna andare eleganti. Comunque, Poldo che è arrivato adesso, se appunto viene nella partita, io scrivo anche stop sulla pagina Facebook. E ragazzi, Poldoc non sembra venire, l'ho invitato da un po', quindi aspettiamo un attimo di secondi. Intanto ve lo dire l'ultimo motivo del mio crimine così alto, perché mi sembra aver scoperto che su FIFA 15 la pila scambi sarà costituita solo da 10 posti disponibili. Sta cosa mi fa già arrabbiare, perché si sembra che i siti di crediti non possano più vendere crediti. Quindi ho detto: beh, non è un problema, se avranno meno crediti si faranno altre serie, ma soprattutto rinizierò a far compravendita. Ma con 10 posti di squadra è veramente difficile, ragazzi. Comunque, Poldoc, mi sembra stranissimo, ha rifiutato l'invito oppure non è venuto, ditelo come volete. Quindi mi spiace un sacco, io rosicherei un macello. Comunque, abbandoniamo gruppo e multiplayer e accettiamo l'ultimo invito che abbiamo ricevuto, che è da parte di questa persona qua. Come avete visto, non ho visto neanche il nome. Miccoli 2002 sarà il nostro sfidante di questo Pink Pale. Ragazzi, ah no, stavo per dire, aspettiamo 10 secondi. Però Miccoli 2002 è arrivato, quindi andiamo a giocare. Madonna, a Baumgartner, non è abbastanza strano per una bestia. E Ramos come COC, mi fa paurissima. Iniziamo. Bene, abbiamo già perso palla, cioè non va bene affatto. Oh mio Dio. No ragazzi, Madonna, bravissima. Poi ragazzi, ecco, vi volevo dire questa piccola cosa. No, lo so che non, ultimamente non ve lo sto più chiedendo, ma per favore lasciate veramente un mi piace, che anche con questa storia della scuola ho bisogno di vedere che voi siete presenti. Quindi,
questo video, per favore, Cristo, sto pimpalando Pelé, deve raggiungere i 5.000 mi piace. Vi prego, lasciate un bel mi piace. Ho bisogno veramente del vostro sostegno morale. Quindi, per favore, lasciate un bel mi piace. Grazie. Grandissima palla di Lucas. Che vede Ibra, Ibrahimovic. E c'è il gol! Al 12° minuto! Ibrahimovic si porta in vantaggio! Mamma mia! Fratellino! Grandissimo! Dai, ce lo teniamo! Dai! E tu, dai! Buonissimo! Il nostro avversario ha smesso di giocare! Ma che bello! Ragazzi, c'è un problema, io non so se il mio avversario sta giocando o meno. Però, scusate, io sto mettendo in palio Pelé. Cioè, devo sfruttarle queste occasioni, dai. Adesso aspetto magari... Aspettiamo 35 secondi il nostro avversario. Però, ragazzi, se non viene io cercherò di segnare, perché... Già una follia quella che sto facendo, mettere in palio un giocatore così importante. Sì, però se lui non gioca non potete venirmi a dire hai vinto perché lui non gioca. È una scelta sua, quindi mi spiace stratanto. Abbiamo aspettato i nostri 35 secondi e vediamo. Oddio. Palla per Lucas. Porca puttana, traversa. No. E ha riniziato a giocare. Vedi, chi dovevo segnare, ma porco Giuda. Cioè, ragazzi, questo è esempio mio di stra fair play, eh. Porco Giuda. Porca miseria. Mamma mia, perché lì? Buttali via sta boccia a calcio d'angolo. Ho paurissima. Madonna beatissima. Che palle. Ma perché ho aspettato quei 35 secondi? Magari era andato in bagno e potevo segnare. Cristo. Bella sta boccia. Oddio. No, fammelo. Ha sbagliato. Era porta vuota. Bella sta boccia. Ronnie. E c'è il gol! 2-1 al 33esimo! Cristiano Ronaldo! Boom! Buonissimo! Dai! Quella vacca! Bocca puttana! Madonna, che Rodriguez! Oddio! Top! Ibra! No! Ibra! Palla ancora su... Oddio, non c'ho più voce! Sta finendo, ragazzi, la nostra voce sta finendo! Non ci credo! No! Sì! Svegna, andiamo! I brividissimi, ragazzi! Bella sta boccia! Per Cristiano Ronaldo che avanza! Ronnie! Ibra! No! Oddio! Porca miseria, calcio d'angolo! Va bene? No! Ibra si è fatto male. L'unico giocatore. No. Oddio. E c'è il gol. 3-1 al 56esimo. Ronaldo ci pensa lui. Come con il Real Madrid. Mamma mia. Ci serviva sto gol perché ho appena scoperto che Ibra si è fatto male. E però io non mi sento di mettere Pelé al posto di Ibra. Ibra è insostituibile. No, non posso neanche più mettere Pelé. Oh, ti prego, avversario, metti in pausa. Per favore, metti in pausa, signor avversario, la prego, metta in pausa. Con le skill. Ronaldo, vede il mio sosia. Calcio champagne al mio sosia. Oddio, l'ha visto! Ronnie! Madonna! Lucas! Non lo fa, poteva farlo, i brividi. Ancora palla per Casemiro, che la poggia dietro. Grandissima azione, tutta giocatori del Porto. Lucas, la botta! Non chiude la partita, incredibile! All'83esimo. No, che inculato! Oddio. E ha sbagliato! E l'avevo fatto uscire bene! Grande! 85esimo! Partita sta giungendo a termine! 2 minuti di recupero! Inizia il conto alla rovescia! No! Ce la mette! No! È arbitro! E ragazzi! Ed è finita! E ci teniamo Pelé, ragazzi! E andiamo! Grandissimo! Non l'abbiamo perso! Ce l'abbiamo fatta! E ragazzi, la partita è finita! Prima c'era la luce della Madonna, non si vedeva niente.
E la partita è finita. Siamo riusciti. No, è l'altro controller. Siamo riusciti a tenerci questo Pelé. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Come avete potuto ben vedere, questa squadra è fenomenale. Se potete farla, fatela, o almeno provatela, perché è veramente una bestia. Successivamente vi volevo ricordare di lasciare un bel mi piace. Infatti ragazzi, per favore, ho bisogno di sentire il vostro appoggio. Ho bisogno di sentire che voi ci siete, perché questo non è un bellissimo momento con me, ma proprio perché è iniziata la scuola. Magari poi anche in una settimana o due magari si cambia già di umore, però ora sto veramente giusto sotto, come la mia voce che non c'è più. Quindi ragazzi, anzi no, facciamo così: se questo video raggiunge domani, perché lo ripingpalerei domani, entro domani 8000 mi piace. No, facciamo così: se entro domani ne raggiunge 10.000 ragazzi, 10.000 mi piace, poi ovviamente già che siete, già che avete messo mi piace, aggiungete bene ai preferiti. Se domani questo video raggiunge 10.000 mi piace, non pinkvalerò Pelé, non lo ripinkvalerò, ma bensì lo metterò all'asta in un giveaway che terminerà il giorno dopo. Quindi se raggiunge 10.000 domani, cosa è successo? Io domani farò uscire il giveaway e l'estrazione la farò il giorno dopo, quindi il 17. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente. Palla, e al prossimo video. Bolla!